Berenzi, quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in questo video per andare a parlare di un'ufficialità in casa Crotone, perché non arriva un colpo, ma arriva una cessione, che ovviamente sono contentissimo che sia avvenuta, quella di Siligardi, attaccante classe 88, che quindi va alla Reggiana in prestito tramite il Parma, perché vi ricordo comunque Siligardi è arrivato dal Parma in prestito, quindi ritorna al Parma e va alla Reggiana. Sicuramente per la Reggiana, secondo me per la Serie B può far bene. È un attaccante che comunque in Serie B può fare veramente bene, per una squadra comunque lotta per la salvezza, sicuramente è un buon colpo. Ma parliamo un po' di Crotone, ragazzi, ripeto, sono contento che sia andato via, perché ovviamente è un giocatore che ha fatto zero, con il Crotone ha fatto zero, un giocatore che anche quando era arrivato io comunque sapeva essere un giocatore mediocre, un colpo veramente fatto perché non c'era nessun altro, e sicuramente quando fai colpi così poi alla fine ti dimostrano che non valgono niente. Ha giocato due partite, entrambe, due o tre partite comunque, entrambe entrate al 90esimo praticamente. Sono contento, sono contento e basta. Mi dispiace per il giocatore, per carità, non è che sono cattivo nei suoi confronti, però sono contento perché non è un giocatore da Serie A, cioè non lo è, ragazzi. In questo momento non lo è. Se è stato un giocatore mediocre, barra scarso, e quest'anno pure con i Crotoni in questi primi 6 mesi l'ha dimostrato. Ripeto, ci sono, di cui sono contento anche perché comunque libera un posto in più per quanto riguarda il reparto offensivo, e comunque probabilmente fa sì che rimanga anche Rivière, per esempio, che comunque si parla della sua uscita, ormai manca 2 giorni, io spero resti, perché è un giocatore che io voglio che rimanga a Crotone. Quindi comunque con Siligardi che va via, adesso deve arrivare un altro attaccante comunque simile a Siligardi, con le sue caratteristiche. Potrebbe essere una, si spera che arrivi una, adesso in questo momento il giocatore sta un po' titubando, però si spera che possa arrivare questo benedetto accordo, che per noi è veramente fondamentale, anche perché se dovesse rifiutarci anche una, poi su chi andiamo? E resi un po' di problemi. Comunque, ripeto, della cessione di Siligardi sono contento e nulla resi. Quindi a questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!